si parla del metà gennaio 1976. Mi stavo congedando, erano i militari e sono capitato nell'ufficio di un sottufficiale e nella sua scrivania ho visto questo cavaliere fatto con due paia di pinze, un martello. Il martello, praticamente l'affare da togliere i chiodi, erano le orecchie del cavallo. Niente, di lì mi è scattato sta voglia, sta molla di dire, quando appena arrivo a casa e inizio anch'io a fare qualcosa. Sono arrivato a casa e la prima cosa che ho fatto, quando avevo un po' di tempo libero, di radunare qualsiasi rottame, che allora poi non avevo niente, avevo solo dei dadi e bulloni, e feci il mio primo cavaliere, che avrei imparato 2 anni dopo che poteva assomigliare al Don Chisciotte. Ho visto che mi divertivo con questo sistema e ho iniziato a fare delle altre cose e sempre più in grande. Dopo ho visto che il mio divertimento era una cosa farla rassomigliare a un'altra. Quindi niente, da allora non mi sono più fermato.